Buonasera cari amici di Visione TV, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Dietro il Sipario, il consueto talk show, il consueto forum di discussione di Visione TV. Oggi parliamo di un caso che è su tutte le prime pagine dei giornali, dei quotidiani, dei siti internet. Mi riferisco al caso Alfredo Cospito, l'anarchico condannato che protesta al carcere contro il regime del 41 bis. È un caso particolarmente delicato perché coinvolge la necessità e l'utilità di strumenti alla criminalità organizzata, ma al contempo coinvolge il rispetto di diritti umani e anche, insomma, la politica. Abbiamo visto che ci sono novità importanti proprio legate a incontri che Cospito ha avuto nel carcere di Sassari dove era incluso. Discutiamo di questo argomento con quattro graditi ospiti. Presento il dottor Antonio Ingroia, magistrato e avvocato, già magistrato e avvocato. Buongiorno, buonasera. Buonasera, Con noi c'è anche Fulvio Grimaldi, giornalista. E Francesco, buonasera a tutti quanti. Daniele Trabucco, l'abbiamo visto, docente universitario di diritto pubblico. Ciao Francesco, buonasera a te, agli ospiti e a tutti i telespettatori, grazie per l'invito. C'è con noi anche Andrea Legni, il direttore dell'Indipendente. Buonasera a tutti. Sentiamo subito il primo servizio a cura di Lilli Gorip che spiega un po' le ultime novità su questo caso. Le mafie hanno deciso di usare Alfredo Cospito, storico esponente della Federazione Anarchica Informale, per abbattere il regime di carcere duro. Lo sostengono i giornalisti d'inchiesta Giovanni Tizian e Nello Trocchia sul quotidiano Domani. Cospito è detenuto da anni per diversi reati, tra cui la gambizzazione dell'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare nel 2012 e per l'attentato del 2006 contro la scuola Carabinieri di Fossano, cosa di cui fu accusato a distanza di anni. Le due bombe, nascoste in altrettanti cassonetti, non fecero morti né feriti, ma avrebbero potuto. A maggio 2022 è stato disposto il carcere duro per Cospito, primo anarchico sottoposto a questo regime. Per contestarlo in toto, da 3 mesi è in sciopero della fame. Le sue condizioni di salute sono peggiorate ed è così divenuto un caso mediatico e politico, riaccendendo il dibattito sull'opportunità di abolire o meno il 41 bis in Italia. Cospito è anche al centro di un complesso processo su cui il procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo, ha emesso un comunicato stampa in replica ad articoli apparsi su numerosi quotidiani definiti estremamente inesatti. Cospito non è stato condannato all'ergastolo, scrive il procuratore, tantomeno quello ostativo, bensì a 30 anni per una serie di reati, taluni assai gravi, e ora sta scontando in via definitiva quella pena, in attesa di una pronuncia della Consulta sul ricorso della Corte d'Appello, che deve pronunciarsi sulla richiesta di ergastolo, dopo il rinvio della Cassazione per la rideterminazione della pena, ma solo per l'attentato alla scuola allievi ufficiali. Ciò nulla ha a che vedere con l'impropriamente detto 41 bis, poiché si applica a soggetti dei quali si riconosca la particolare pericolosità. Fin qui il comunicato. Tra questi soggetti ci sono appunto i mafiosi. L'altro ieri il tema è stato sollevato dal deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, che in aula ha parlato di incontri in carcere tra Cospito, il camorrista Francesco Di Maio e Francesco Presta, 'ndranghettista. Ciò ha scatenato una bufera politica da parte delle opposizioni parlamentari, che lo accusano di aver rivelato informazioni secretate, chiedendo le dimissioni sue e del sottosegretario alla giustizia che gliele avrebbe fornite. La cosa sarà verificata e valutata nelle opportune sedi. Più interessante rilevare che tanto segrete queste informazioni non erano, visto quello che scrivono i giornalisti di Domani. In carcere Cospito passa l'ora d'aria pure con Pietro Rampulla, l'artificiere della strage di Capaci, nonché Pino Cammarata, membro dell'alta mafia siciliana. Il piano dei boss è trasformare l'anarchico nella testa di ponte per ottenere i benefici richiesti fin dai tempi di Totò Riina. Dottore Ingroia, è d'accordo con questa visione? Potrebbe essere utilizzato il caso Cospito per dare un attacco a strumenti di lotta alla criminalità organizzata e al contempo c'è anche da osservare che molto probabilmente Alfredo Cospito subisce una pena esagerata, forse non proporzionata rispetto all'azione criminosa che ha commesso. Qual è la sua analisi? La mia analisi è che Cospito è finito in un gioco molto più grande di lui, nel quale si sta cercando anche dalla mafia, non solo dalla mafia, di strumentalizzare il suo caso. È l'unico
modo perché lui non finisca stritolato in questo gioco più grande di lui e tirarlo fuori da questo gioco. Io direi anche tirarlo fuori dal 41 bis come prima cosa, ma tirare fuori lui, non abolire il 41 bis. Ora, qual è il gioco? Perché contemporaneamente il caso di Cospito sta accadendo nel momento in cui è in pieno corso una strategia mafiosa, questa sì, e dei, diciamo, chiamiamoli complici della mafia, che ci sono in vari ambienti del nostro paese, anche istituzionali e parlamentari, che ha come obiettivo salvare dal ergastolo ostativo e dal 41 bis non Cospito, di cui che a loro non gliene frega proprio, ma i capi della stagione stragista, quelli sì, stragisti sanguinari, perché è stata definita come strage, senza volere, per carità, del tutto sminuire l'atto criminale possa essere da Cospito, se mettiamo sullo stesso piano la cosiddetta strage, possa essere con una bomba a basso potenziale che non avrebbe, non solo non ha ferito nessuno, non avrebbe neanche potuto ferire nessuno, con lo stragismo di coloro i quali hanno messo a ferro e fuoco il paese e Graviano, eccetera, perché la partita è questa. Matteo Messina Denaro è stato arrestato e secondo me è stato arrestato dentro una consegna controllata, diciamo, del latitante mafioso dentro un piano che ha come finalità di dire, e purtroppo ho già letto alcune dichiarazioni, lo dicono, che il 41 bis va abolito in toto perché mafia e terrorismo sono stati definitivamente sconfitti. Ora, questo, se è vero in buona parte per il terrorismo, è smaccatamente falso per la mafia. È l'errore fin dall'inizio, gravissimo, imperdonabile, ma secondo me non innocente, che è stato fatto, è stato quello di accomunare mafia e terrorismo, fenomeni diametralmente opposti e diversi, con un medesimo strumento, giusto per la mafia, inutile per il cosiddetto terrorismo. Perché nasce il 41 bis? Il 41 bis nasce neanche per colpire tutti i mafiosi, ma per colpire solo i capi della mafia, perché storicamente i capi della mafia, quelli sì, dall'interno del carcere, siccome non potevano rompere il legame con l'associazione mafiosa, continuavano a ordinare sentenze di morte, condanne di morte, eccetera, eccetera. Quindi bisogna interrompere questo tipo di comunicazione. Questo è stato ribaltato su Cospito dicendo che il fatto che lui faccia propaganda politica, si può discutere o non discutere, con l'esterno bisogna bloccare la propaganda politica, cioè praticamente un presunto delitto d'opinione, e quindi mettiamo il 41 bis in relazione diritto d'opinione, nulla togliendo ai fatti, diciamo, un tentato omicidio e la strage così qualificata, anche se non ha determinato né morti né feriti, di cui Cospito deve rispondere secondo quello che l'ordinamento giuridico prevede, una pena obiettivamente esagerata, mi pare profondamente esagerata. Non sarà stato l'ergastolo, ma anche i 30 anni sono sicuramente, a mio parere, eccessivi. Ma al di là di questo, il tema sul quale la parte, diciamo, più attenta degli addetti ai lavori, dell'opinione pubblica, eccetera, sulla quale si dovrebbe concentrare attenzione, perché davvero, se per Cospito facciamo la guerra contro il 41 bis, facciamo involontariamente, anche chi lo fa assolutamente in buona fede, il gioco della mafia assieme a quelli che non lo fanno in buona fede e inconsapevolmente. No, va fatta, io ne sono convinto che va fatta una battaglia perché sia tolto il 41 bis a Cospito. Secondo me deve essere tolto a tutti quelli che sono accusati di reato di terrorismo, perché il 41 bis contro il terrorismo non serve a niente. Anzi, più aumentano i detenuti ai quali si applica il 41 bis, più difficile diventa applicarlo in modo serio, severo e rigoroso nei confronti di quei pochi, i capi mafia stragisti, che invece devono essere sottoposti a un rigoroso regime 41 bis, perché 41 bis, attenzione, anche se talvolta si è trasformato in realtà e si trasforma quando non ce n'è motivo in una misura, in un modo più afflittivo di fare scontare la pena, in realtà non ha una funzione che lo Stato deve dimostrare di essere più cattivo nei confronti dei più cattivi. La funzione è proprio strumentale a recidere il legame tra il capo mafia e i picciotti, i cosiddetti gli uomini d'onore, che sono fuori dal carcere, quindi andrebbe applicato soltanto ai capi mafia. Per questa strada,
bisognerebbe tornare riportando alle origini del 41 bis e quindi Cospito, ripeto, diventa vittima innocente di un imputato condannato definitivo che deve scontare la pena per i reati che la sentenza definitiva ha già dichiarato essere stato commesso, ma rischiamo di sacrificarlo in questa battaglia. Poi ci sono queste cose, e sono atti ovviamente segreti, che non dovevano uscire, che dimostrano che ovviamente in quel pianeta carcere poi non è che puoi tanto stare a distinguere tra il detenuto X e il detenuto Y. Lui si è probabilmente trovato una sorta di solidarietà per il fine comune con i mafiosi che sono al 41 bis e che stanno cercando di strumentalizzarlo. Non possiamo neanche colpevolizzare Cospito se cerca in tutti i modi di risolvere un problema personale drammatico. Professore Trabucco, riporto la tesi di alcuni che ritengono che il 41 bis, il regime del carcere duro, sia però incompatibile con il rispetto dei diritti, umani. Lei che cosa ne pensa? Sì, grazie Francesco. Ma allora, diciamo che l'articolo 41 bis che è contenuto all'interno della legge sull'ordinamento penitenziario modificata nell'86 e nel 92, un istituto che è stato introdotto successivamente, è stato oggetto di scrutinio sia da parte della Corte Costituzionale italiana sia anche da parte della Corte EDU, della Corte Europea dei Diritti Umani. E sull'istituto in questione, l'ho detto prima molto bene e autorevolmente il dottor Ingroia, la Corte non ha mai ravvisato rispetto ai parametri che erano stati invocati ipotesi di incostituzionalità sull'istituto in questione e sulla sua finalità. Tutte le questioni sono state rigettate a livello interno e a livello di Convenzione di Roma, cioè di Convenzione Europea dei Diritti Umani, la Corte EDU, che ha sede in Francia, a Strasburgo, non ha ravvisato ipotesi di incompatibilità con la Carta Europea dei Diritti Umani. È vero che la Corte Costituzionale, però, recentemente, anche nel 2022, è intervenuta su alcuni aspetti di contorno del 41 bis, dichiarando l'illegittimità di alcune disposizioni che sono conseguenti all'applicazione della misura del 41 bis, rendendole in qualche modo meno afflittive. Penso, ad esempio, in materia di corrispondenza, c'è una pronuncia interessante del 2022. Ecco, però di per sé l'istituto giuridico non si pone in contrasto sul piano interno con la Costituzione repubblicana vigente e sul piano internazionale con la Corte Europea dei Diritti Umani. Posto questo, anch'io, pur non conoscendo nel dettaglio tutta la vicenda, insomma, del caso Cospito, ritengo che ci sia una forma certamente di strumentalizzazione politica, cioè volta in qualche modo a portare ad una abrogazione di questo istituto giuridico, a intervenire per via legislativa sull'articolo 41 bis, ma che nel caso di specie il detenuto Cospito, l'anarchico Cospito, probabilmente non si trova in una condizione di attuale pericolosità. La Corte lo ha precisato anche recentemente con un'ordinanza 97 del 2022, riguardava il rinvio degli atti alla Cassazione sul caso del cosiddetto ergastolo ostativo, no? Semplifico, dove la Corte parla di attualità, no? Attualità della pericolosità, cioè la pericolosità non deve essere presunta, ma deve essere attuale, cioè deve essere idonea a produrre un effetto concreto. Io credo, l'ho scritto anche oggi sul quotidiano nazionale La Verità, che il ministro della giustizia pro tempore, il dottor Carlo Nordio, che è il titolare del Dicastero competente, sentiti insomma i pareri, sentita l'attività istruttoria, i pareri che gli verranno forniti in questi giorni, ha la possibilità di revocare questa misura. Quindi, io credo che a questo punto diventi più che una questione giuridica davvero, e anche il dibattito alla Camera dei Deputati di questi giorni e al Senato ieri dimostra davvero la sua strumentalizzazione politica, cioè riguarda proprio due visioni diverse sul mantenimento o meno di questo istituto giuridico, che però,
sul piano tecnico, a livello interno, a livello internazionale, non è mai stato messo in discussione nel suo nucleo essenziale, nel suo nucleo fondamentale. Sì, poi lo chiederemo anche nel prossimo giro di interventi al dottore Ingroia se c'è magari una sensibilità da parte di corti sovranazionali, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, una sensibilità verso l'abolizione o comunque la mitigazione, no, di questi strumenti di lotta alla criminalità organizzata, penso anche al carcere ostativo, no, questo regime carcerario che vieta determinati permessi premio o determinati benefici anche per gli ergastolani. Vorrei però passare la parola a Fulvio Grimaldi e commentare con lui anche una notizia che è stata pubblicata quest'oggi dall'Arresto del Carlino. È arrivata al giornale di Bologna una telefonata da parte di anarchici, così sembrerebbe, che annunciano in sostanza gravi notizie inquietanti vicini al giornale e alla città. Leggiamo insieme proprio l'attacco dell'articolo. Sono inquietanti le notizie che vorrebbero la città di Bologna prossimo luogo di un grave attentato da parte di fazioni che solidarizzano con Alfredo Cospito. E poi seguono chiaramente tutte le parole di condanna di questa chiamata da parte dei politici, soprattutto bolognesi. Leggiamo Casini, Bonaccini. Fulvio Grimaldi, si respira un po' clima, no, da strategia della tensione, oppure chiaramente bisogna capire se questa telefonata è sicuramente da condannare, però c'è un po' un clima da strategia della tensione. Sappiamo che spesso, no, questi anarchici sono stati usati e strumentalizzati nella storia italiana. E tu rivolgi questa osservazione a me, che sapendo che io quella stagione della tensione l'ho vissuta in prima persona, ne sono un testimone e la vedo rinascere ogni tanto, perché è uno strumento efficacissimo per i poteri traballanti quando hanno una deficienza, un deficit di sostegno pubblico, hanno delle difficoltà di credibilità e di autorevolezza, e allora si ricorre a questo. Io volevo dire anche al netto del fatto che Cospito si sia fatto strumentalizzare e non abbia condotto la sua battaglia per la sua propria persona e la sua storia, ma l'abbia combinata con quella dei mafiosi, dei boss, eccetera, cosa che non gli ha giovato assolutamente. E questo al netto di questa osservazione qua, che poi tra l'altro va ricondotta a una ideologia di certi anarchici che è abbastanza rozza, nel senso che vede lo Stato come nemico da abbattere in qualsiasi modo, e quindi anche unendosi alla criminalità organizzata, che poi è lo Stato, è il controstato, è il parastato, eccetera, e quindi è comunque un'impostazione sbagliatissima. Questa cosa che tu mi dici, questa telefonata, ha chiaramente il fetore dei servizi, della provocazione, della strategia della tensione. Anche storicamente gli anarchici, grandi attentati, si è sempre cercati di attribuirli a loro, e chi ha cercato di attribuirli a loro è stato proprio quello che fomentava la strategia della tensione, cioè i servizi, lo Stato oscuro, lo Stato profondo, lo Stato complice di tante criminalità organizzate, mafiose o ufficiali o politiche o istituzionali, che in questo paese imperversano da una settantina d'anni. Il fatto che abbiano promesso questa cosa qua non serve ad altro che a accentuare la morsa repressiva nei confronti di una cittadinanza irrequieta, tormentata, indebolita da tutti i provvedimenti che sono stati presi in autonomia o per ordini superiori di altre potenze, e che ne sta risentendo pesantemente, con il rischio quindi che possa a un certo punto anche irritarsi un po' di più e dare un po' di noia agli assetti costituiti. Allora ci si premonisce, già ci si era premoniti con il famoso decreto Rave, no? Che ha proprio dato il segnale di una presenza a capo delle nostre istituzioni di qualcosa che ha riferimenti molto chiari a stati autoritari, a stati Manganello, a stati Olio di Ricino, che non rinunciano a utilizzare con pretesti vari, inventati o esistenti, a stringere la morsa sulla libertà dei cittadini, sui loro diritti. Poi abbiamo una contraddizione che rende anche questo regime abbastanza grottesco, perché si contraddice in continuazione. Abbiamo da un lato la compiacenza nei confronti
di una realtà, quella mafiosa, che si è espressa in 30 anni di latitanza di un boss stragista che non è stato mai acciuffato mentre se la godeva una vita normale, incontrava, festeggiava, celebrava festini, giri, viaggi, medici, sanità, eccetera. E questo Stato che ha un servizio segreto, che poi è legato a quello più potente del mondo, è quello americano e anche quello britannico, eccetera, non è mai stato capace in 30 anni. Allora, di fronte a questa tolleranza, indulgenza, eccetera, perpetuata anche in tutti via i vari governi fino a questo che abbiamo adesso, dall'altro lato abbiamo poi lo scandalo di una aggressività nei confronti della magistratura da parte di un ministro della giustizia, che ritiene che colpire i pubblici ministeri con i loro strumenti essenziali, quelli che sono serviti a qualche cosa in questo contrasto, associazione, contrasto tra Stato e mafia, sono serviti qualcosa alle forze sane, integre di questo paese e hanno avuto dei risultati. Ebbene, lui picchia su questa situazione, su questi esponenti, su questa categoria, su questi strumenti, su questi ruoli. Ed è una cosa fantastica. Da un lato il mannettaro, vada pure a crepare, Cospito, chi se ne frega, eccetera, è uno che ha fatto del terrorismo. Ora, io quando sento la parola terrorismo, penso immediatamente a terrorismi di varia natura che incombono su di noi, che ci circondano, che caratterizzano questi nostri decenni di sangue, in termini di guerra, in termini di mercenariato jihadista, terrorista, eccetera, ed in termini di una gestione della società, dell'umanità in chiave terroristica, perché quello che oggi imperversa in tutte le manifestazioni dei grandi poteri ufficiali, con una guerra dopo l'altra, cosa si permettono di... Insomma, il terrorismo è una cosa che ha una sua dimensione, una sua identità scientifica, eccetera, e che non la puoi adoperare quando si tratta di una situazione che ti dà fastidio o legittima la tua esistenza e non la adoperi nel caso in cui sei invece partecipe e complice di un terrorismo che semina morte tra milioni di persone, oltre che disagi, devastazione economica, sociale, eccetera. Allora su questo io ho veramente delle riserve sulla buona fede, anzi sull'ipocrisia profondissima che caratterizza tutta la vicenda dei due pesi, due misure, che ora riguarda il Cospito, la nave Cospito. Volevo dire un'ultima cosa, Francesco. A me, e questo dà fastidio a moltissimi commentatori, perché è già uscita fuori questa similitudine, questa analogia, mi ricorda inevitabilmente, perché l'ho vissuta in diretta sul campo, la storia di Bobby Sands e dei 10 combattenti palestinesi, resistenti irlandesi, scusa, nei confronti dell'occupazione britannica e del fascismo protestante in Irlanda del Nord, con un primo ministro Thatcher che, oltre a essersi qualificata storicamente come la massacratrice della classe operaia, l'introduttrice di un neoliberismo il più selvaggio, terroristico che si sia mai visto, e è stata anche indifferente e compiaciuta di fronte a morire di 10 persone, non sono Cospito. E erano patrioti e resistenti per la loro identità, sovranità, indipendenza, per una loro causa legittima, riconosciuta anche dall'ONU. Cospito no, ma Cospito è un altro che crede a quello che ha fatto, crede in qualcosa che non andrebbe fatto così. Io lo condivido, non ha senso gambizzare, non ha senso mettere quelli che poi erano dei mortaretti davanti a una caserma e chiamarlo strage, è veramente grottesco. C'è una bella differenza, c'è un'impotenza, una scelta di strumenti assolutamente inadeguati e sbagliati, e c'è una scelta sacrosanta, nobile e giusta tra le due differenze. Ma comunque c'è dall'altro lato di questi episodi dei fenomeni di cinismo, di indifferenza incredibile, inaccettabile. Questo sta per andare a morire e la Cassazione dice: ci incontriamo a marzo, fra un mese, quando questo uomo, che è già sull'orlo di rimetterci la pelle, non ci sarà più. Sentiamo allora Andrea Legni su questo punto. Che idea ti sei fatto su questo caso e sui recenti sviluppi? Allora, io
il caso Cospito penso sia stato già descritto bene. Io trovo, al di là del tentativo, mi sembra politico evidente di inquinare un po' le acque del discorso pubblico in questa fase, no? Quando la vicenda Cospito, della quale noi sull'Indipendente avevamo iniziato a parlare 1 mese e mezzo fa, quando non se la filava nessuno, è diventata di dominio pubblico, ora saltano fuori presunti interessi mafiosi dentro la sua protesta, dietro la sua protesta, e un tentativo, secondo me, di inquinare il dibattito pubblico. La questione di Cospito in sé, al 41 bis, io penso che sia un'enormità, come già descriveva il dottor Ingroia in maniera precisa, nel senso che il 41 bis, nella misura in cui è un regime che nasce per impedire ai boss mafiosi, e poi nella lettura più ampia che viene data nella conversione in legge da parte del governo Berlusconi, poi viene allargata anche al terrorismo, comunque ai boss di dare ordini alla propria organizzazione, è qualcosa che nel caso Cospito non ha senso, perché a parte che parlare di organizzazione in una federazione anarchica cosiddetta informale è un ossimoro. Andrebbe dimostrata l'esistenza di questa organizzazione. Non penso che non si può fare così come idea che gli iscritti di Cospito provochino attentati. Tant'è che poi gli iscritti di Cospito sono pubblici, chiunque li può andare a leggere, io li ho letti una parte. Da nessuna parte si è scritto alla tal ora del tal giorno chiedo di fare questo tipo di attentato. Semplicemente c'è una rivendicazione degli atti compiuti. È un reato di opinione. Per levarli, se si fosse reputato che questi erano un pericolo per l'esistenza dello Stato, sarebbe bastato porre la censura sugli scritti che faceva dal carcere. Non si capisce qual è il bisogno di chiuderlo al 41 bis. Ora mi dispiace francamente che tutto questo inquinamento del discorso pubblico e questa grande clamore che ha sviluppato negli ultimi giorni il caso rischia di ritorcersi contro il caso singolo poi alla fine. Perché poi da chi ha tutta l'intenzione politica di portare questo caso alle più estreme conseguenze, è evidente il tentativo in atto di mettere di tacciare ogni opinione in favore della liberazione di Cospito dal 41 bis come un fiancheggiamento della mafia. E questo credo che sia un tentativo molto pericoloso che va respinto. Poi, e qui finisce il caso Cospito, nel senso, questa osservazione. Sul 41 bis, secondo me, poi una volta per tutte sarebbe anche il caso di aprire un dibattito. Io personalmente, da giornalista, ho diversi dubbi sul modo in cui viene attuato il 41 bis, non sull'istituto del 41 bis in sé, cioè se si parla del 41 bis come impedire ai capi mafia di coordinare, di comandare la cosca e coordinare attentati, sono assolutamente d'accordo e penso che chiunque lo sia a applicare il 41 bis. Nella maniera in cui viene applicato, io ho letto resoconti su come funziona il 41 bis, magari il dottor Ingroia ci potrebbe dare anche più istruzioni in merito. Francamente, non capisco cosa c'entri con gli impedire contatti con l'esterno, obbligare a stare in una stanza di 2,5 per 1,5, che è la cornice totale della propria vita, con una branda, un cesso alla turca e un televisore con i canali censurati, dove prendono i canali nazionali e pochissimi altri, l'obbligo di chiedere permesso per affiggere una foto, un colloquio al mese, se per caso si vuole fare una telefonata, salta il colloquio, vetro divisorio anche per gli incontri con la moglie o con i figli, impossibilità di leggere un testo se non viene approvato dal direttore, un'ora d'aria in tutto in una zona in un cortile che è grande poco più della cella con mura alte 5 metri. Io tutto questo francamente fatico a comprendere cosa c'entri con l'isolare il detenuto. Su questo infatti penso che i dubbi siano tanti. La CEDU è vero che non ha detto che il 41 bis è in contrasto tout court con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, però
ha evidenziato delle criticità su tre articoli. Uno è quello che prescrive il diritto a un ricorso effettivo da parte dei detenuti, numero 13. Un altro è quello che stabilisce il diritto inviolabile alla vita privata e familiare, le restrizioni che elencavo prima, i colloqui, che è il numero 8, e poi soprattutto il numero 3, che prescrive, che vieta la tortura e i trattamenti inumani degradanti. Io se leggo, oltretutto, poi concludo, scusate, se leggo quella che è la definizione di tortura in base alle convenzioni ONU, la tortura viene definita qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitte a una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine di ottenere informazioni o confessioni. Ora, a cosa serve affliggere un 41 bis concepito in questo modo, se non a forzare quelle che sono informazioni e confessioni, ovvero il pentimento, come lo chiamiamo nei confronti dei mafiosi? A me il dubbio rimane, perché per come viene applicato non mi sembra che sia solo una misura di isolamento. A parte tutto, penso che il caso Cospito possa servire anche, spero, ad aprire anche una discussione su questo, sul regime del 41 bis, che è stato aperto in un momento molto particolare della storia repubblicana, e che forse andrebbe ragionato per una possibile riforma. Questo almeno è il mio parere, anche perché non so bene quale valore possa avere il pentimento di un mafioso che decide di collaborare solo perché trova invivibili le condizioni di detenzione. Tant'è che ci troviamo di fronte a tantissimi mafiosi che hanno poi fatto confessioni che poi sono state viste come assolutamente non puntuali, assolutamente non disinteressate e non evidentemente frutto di reale intenzione di collaborare con lo Stato. Allora, quindi, io... secondo me 41 bis, un dibattito andrebbe aperto, non per l'abolizione ma per una riforma. Insomma. Giro subito allora la parola ad Antonio Ingroia, giro queste osservazioni, no? Semplificandole, dice Andrea Legni, ci sono forti sospetti di tortura, no? Dire il regime del 41 bis come tortura. Allora, il punto è esatto, dobbiamo intenderci. Se puntiamo l'occhio sullo istituto e sullo strumento o sulla sua attuazione, sono state elencate dal giornalista una serie di modalità applicative sulle quali convengo che appaiano non funzionali o sproporzionate rispetto all'obiettivo da raggiungere, la misura della cella, l'altezza delle mura dove si svolge l'ora d'aria, e altre relativamente alla limitazione dei colloqui, alle modalità dei colloqui, per la verità diventa un poco più difficile, sulla quale per carità abbiamo un dibattito, però sappiamo purtroppo come molti capi mafia hanno veicolato messaggi all'esterno e anche messaggi di morte, anche strumentalizzando i colloqui con i familiari. È una cosa, diciamo, capisco che il colloquio con i familiari dal punto di vista umano è uno dei pochissimi momenti che il detenuto al 41 bis ha a disposizione, però è anche vero che se lo vediamo come detenuto, ok, se lo vediamo come capomafia è purtroppo una delle poche occasioni che ha di comunicare all'esterno con io parlo appunto di applicazione nei confronti dei capi. Allora, rispetto a questa cosa, il tema, che un argomento tutti i critici di fronte al 41 bis sempre giustamente, per carità, utilizzano, anche se non lo condivido, e cioè il 41 bis diventa quasi uno strumento di tortura perché è finalizzato a indurre alla collaborazione con lo Stato, e quindi un modo, diciamo, sofisticato di tortura che si applica sul detenuto perché collabora con lo Stato e accusi gli altri complici. In realtà però il tema è che, e parliamo ancora, è solo di organizzazioni mafiose, la storia ci insegna che il vincolo con l'organizzazione mafiosa è un vincolo permanente e a vita. E allora, paradossalmente, la collaborazione alla giustizia, se è una collaborazione ovviamente autentica, e affidarsi alla protezione dello Stato è l'unico sistema che ha un mafioso per tirarsi fuori dall'organizzazione mafiosa, perché altrimenti
o resta dentro o viene ammazzato, non c'è via d'uscita. Da questo punto di vista, quindi, la collaborazione alla giustizia per lo più non è frutto del 41 bis, come ha dimostrato da tanti mafiosi che poi decidono di collaborare senza essere al 41 bis, perché non tutti i mafiosi vanno al 41 bis, non ci vanno soltanto i capi, come io riterrei più opportuno, ma ci vanno, diciamo, i livelli alti e medi, e non i livelli più bassi, perché ci sono tanti accusati o condannati al 416 bis che stanno in regime magari cosiddetta di alta sicurezza, ma non sottoposto al 41 bis. Quindi io non vedo il nesso di connessione di causalità tra 41 bis e collaborazione alla giustizia. Sono due strumenti diversi per fronteggiare l'organizzazione criminale. Non è, contrariamente a quello che si dice, una misura di emergenza giustificata all'emergenza, perché questo è un argomento pericoloso, perché quando si dice finita l'emergenza, abbiamo arrestato l'ultimo degli stragisti, partiamo a stare denaro, quindi finita l'emergenza, togliamo il 41 bis. Il tema è invece che noi abbiamo con l'organizzazione criminale che hanno una storia secolare e che oramai, come dire, sistemica nel sistema Italia, e quindi altro che emergenza, è uno strumento che va usato, ripeto, per la 200ª volta, in modo molto selettivo, anche per tutelare dall'efficacia e per evitare casi come il caso Cospito. Questo caso Cospito è il paradosso, perché è stato applicato in un caso lontanissimo, che chi ha fatto la legge del 41 bis manco ci pensava che si potesse mai arrivare ad applicarlo a un detenuto come Cospito. Non c'è e come si è arrivato, dottore Ingroia, a questa applicazione? Perché è stato usato dai vari governi che si sono avvicendati come vessillo per una cosa molto, come dire, demagogica, che ciascun governo che arrivava individuava il fenomeno criminale che in quel momento c'era stato, lo scandalo, l'opinione pubblica che era particolarmente diciamo esacerbata, e il governo, per dimostrare di poter sapere i muscoli, estendeva il 41 bis, così è stato esteso anche ai terroristi, perché era nato solo per la mafia, giustamente. E niente, quindi dovremmo fare un'inversione ad U anche per salvare lo strumento e anche per non prestarci al gioco della mafia. Faccio la domanda a Daniele Trabucco: c'è una sensibilità giuridica nelle corti sovranazionali, corte dell'Unione Europea, penso in particolar modo, di diciamo fastidio, uso chiaramente un'espressione non corretta da un punto di vista giuridico, però nel senso di una mitigazione di una serie di strumenti alla lotta alla mafia, penso all'associazione a delinquere oppure al carcere ostativo, c'è una certa sensibilità giuridica che va nel mitigare questi strumenti? Sì, Francesco, questa sensibilità c'è sia a livello, come è stato detto molto bene prima, dal direttore dell'Indipendente, a livello di Corte Edu, che non ha toccato l'istituto in sé, ma alcuni aspetti che ne fungono da corollario, e certamente anche a livello di Corte di Giustizia dell'Unione Europea, rispetto ovviamente alla Carta di Nizza che è stata trattatizzata, cioè la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. E io credo che questa mitigazione di cui tu parlavi, e su cui anche c'è un dibattito anche tra i costituzionalisti sulla riforma, non sull'abrogazione, sulla riforma, quindi sul mantenimento dell'istituto ma rivisto nel 41 bis, secondo me opera questa mitigazione in due direzioni. La prima, e pongo lì ovviamente delle domande, perché poi questo richiederebbe un approfondimento e uno sviluppo del ragionamento ulteriore. E come oggi è strutturata questa misura di detenzione speciale, quindi questa misura che è derogatoria rispetto alla detenzione ordinaria, davvero rispecchia pienamente, compiutamente, completamente quella dimensione polifunzionale della pena che in più di un'occasione la Corte Costituzionale ha ricavato dal combinato disposto, ovviamente dell'articolo 27 sulla funzione rieducativa, ma anche da altre norme costituzionali. La pena non ha solo una dimensione afflittiva, ha prima di tutto una funzione rieducativa, c'è la dimensione certamente retributiva afflittiva, ma ha una dimensione molto molto più ampia. Allora la domanda è:
questo ovviamente poi sarebbe interessante analizzare i casi del 41 bis, i casi che attualmente prevedono questo tipo di misura di detenzione speciale, fino a che punto c'è un rispetto appunto con questa dimensione molteplice della funzione della pena prevista dall'ordinamento costituzionale. Questo è il primo punto che a livello di mitigazione potrebbe essere approfondito. Però se potessi intervenire sul punto, prego, andiamo al dibattito più vivace. E io ritengo, sempre se guardiamo alla ratio originale del 41 bis, è l'unica strumento che paradossalmente rende fattibile una funzione rieducativa di risocializzazione della pena nei confronti del mafioso, quello diciamo strutturato dentro organizzazioni permanenti e perenni come Cosa Nostra, nel senso che se non si recidono i legami di appartenenza all'organizzazione mafiosa e solo il 41 bis nasce come modalità esecutiva della pena con la funzione di recidere, tu non potrai, tu mafioso, non potrai mai risocializzarti ed uscire dall'organizzazione mafiosa. Poi, se dal punto di vista invece è applicativo ed esecutivo, per la verità anche agli inizi con i famosi supercarceri di Pianosa e Lasinara, è stato nella sua applicazione trasformato più in una forma afflittiva di fare scontare la pena, anziché appunto in funzione di socializzazione, nel senso di recidere il legame a Cosa Nostra, è altro discorso. Chiedo scusa dell'interruzione. No, Antonio, ti ringrazio, ma infatti io mi riferivo proprio non tanto, sono d'accordo con te sull'idea della ratio dell'istituto originaria. Credo che poi da un punto di vista proprio dell'effettività dell'applicazione dell'istituto, questa dimensione rieducativa è venuta meno. L'altro aspetto, poi non voglio sottrarre spazio ovviamente agli altri amici che devono intervenire, Francesco, sempre sulla mitigazione questa, e dall'altra parte capire, e la Corte Costituzionale ad esempio interna è intervenuta anche sulla scia delle giurisprudenze delle corti internazionali, il cosiddetto dialogo, no, tra corti, come viene chiamato nella dottrina pubblicistica, che ha in qualche modo attenuato, lo dicevo prima, alcuni aspetti particolarmente afflittivi dell'istituto giuridico del 41 bis, però nulla vieta in futuro che possano essere sollevate ad esempio delle, in via incidentale, in via indiretta, delle questioni di legittimità costituzionale proprio sulla ragionevolezza, la proporzionalità delle limitazioni, come peraltro è stato fatto in passato, conseguenti l'applicazione dell'istituto. Ecco, quindi io credo che ci possa essere un doppio profilo, diciamo così, di riforma, che non va però a toccare l'istituto in questione. Da una parte una via certamente pretoria, chiamiamola così, giurisprudenziale, e l'altra che probabilmente darebbe il là eventualmente a un intervento da parte del legislatore statale. Io credo che probabilmente il caso Cospito potrebbe il condizionale d'obbligo in questo caso aprire questo tipo di riflessione. Vorrei sentire Andrea Legni, allora, sei stato soddisfatto da queste osservazioni? Dice il dottor Ingroia, si tratta più di un problema legato alla applicazione di questo regime, alla sua esecuzione, piuttosto che al regime giuridico in sé. Non so se hai qualche altra osservazione da apportare nel dibattito. No, no, ma infatti i miei erano dubbi, diciamo così, e assolutamente trovo che sia convincente la risposta, specialmente se incentrata sui mafiosi, questo è ovvio. Il problema è che il 41 bis poi è diventato, come si diceva, una cosa dentro la quale può finire Alfredo Cospito, e non un killer andranghettista che era domiciliari ed è allegramente scappato ieri l'altro. Anche se capisco che appunto non si possa mettere il killer andranghettista semplice perché nasce in maniera diversa, però la questione è sicuramente questa. Poi il dubbio che mi rimane appunto sul punto, il modo in cui viene applicato, però su questo credo che se sarebbe il momento di fare una riforma. Il problema è che il momento per dibattere serenamente di certe cose in Italia evidentemente non arriva mai, perché una cosa o è completamente fuori dai radar
oppure se entra nei radar subito spezze quando c'entrano criminali, tanto più i mafiosi, sembra che chiunque porti un punto di vista che porge un dubbio sia un difensore dei mafiosi. Già mi immagino che solo per mettere in dubbio il 41 bis qualcuno possa pensare che una persona sia fiancheggiatore di Messina Denaro, di qualche boss mafioso. Questo è un problema grosso di inquinamento del dibattito pubblico, che era quello su cui cercavo anche di centrare il mio intervento all'inizio, perché quello che mi sembra di vedere in atto, anziché parlare del caso di Cospito, si parla appunto poi di tutta una serie di altre cose che non c'entrano. Abbiamo parlato quindi sicuramente di una strumentalizzazione di questo caso Cospito, che ha a che fare indubbiamente con un'ingiustizia che quest'uomo, per quanto abbia compiuto un'azione criminosa, quindi sicuramente da condannare, subisce una pena poco proporzionata rispetto a quanto ha fatto. Vorrei adesso affrontare con Fulvio Grimaldi forse una parte che alcuni potrebbero definire più facilmente complottista, no? Vabbè, ma noi accettiamo anche queste definizioni, no, che vengono dal mainstream. E quindi vorrei fare con te questo ragionamento, Fulvio. Potrebbe essere questo caso Cospito una grande distrazione di massa da problemi un po' più gravi che ci sono, ben più gravi che ci sono nel paese, no? Mi riferisco all'inflazione al 10%, sì, c'è un leggero calo, però comunque stiamo parlando del 10%. La guerra in Ucraina, dove c'è un coinvolgimento sempre più forte dei paesi NATO, quindi dell'Italia e in particolar modo dei paesi europei, potrebbe essere una grande distrazione di massa. Tutto sommato il governo Meloni ne esce anche bene, no, da questa situazione, no, perché si fa portavoce di istanze più legalitarie, ecco. Sì, hai dato due spunti, prima con la rievocazione della strategia della tensione e poi questa della d'arma di distrazione di massa. Benissimo, sono buoni spunti, Francesco. È anche un buono spunto quello che ha appena menzionato Legni quando ha parlato di inquinamento del dibattito pubblico. Quello è un inquinamento nel quale siamo immersi dalla testa ai piedi. L'inquinamento del dibattito pubblico si svolge a livello di sanità, a livello di pandemia, a livello di vaccino, a livello di guerra, a livello di clima, a tutti quanti i livelli. Noi siamo presi in giro su queste cose in maniera strepitosa e siamo portati a essere individuati, relegati, esclusi come reprobi e complottisti, come dicevi tu, appunto in virtù di questo inquinamento pubblico del dibattito che i media si adoperano con grande fervore di portare avanti. La distrazione di massa, ci sono distrazioni da fare a tutti i livelli, a 360 gradi, per distrarci da quello che succede di abominevole intorno a noi, che sia Zelensky a Sanremo a promuovere la guerra, che sia la guerra in se stessa che si continua ad alimentare, a promuovere, addirittura a celebrare perché non se ne vuole vedere la fine, che siano le cose che succedono in Medio Oriente, quei bombardamenti pirateschi su un paese da parte di un altro paese, parlo di Israele e dell'Iran, dove si bombarda tranquillamente senza che nessuno batta ciglio, perché c'è un paese che è impunito e ha diritto a essere impunito e può bombardare a destra, a sinistra, Siria, Iraq, Iran, eccetera, a piacere, perché ha il conforto della classifica di essere dalla parte dei democratici contro gli autocratici. Volevo dire un'altra cosa, Francesco, brevemente, se mi consenti, ed è questa. Da allora, 50, oltre mezzo secolo fa, abbiamo avuto un anarchico, Valpreda, che è stato massacrato nella sua vita, nella sua reputazione, nella sua condizione di uomo libero, negatogli, eccetera, per niente, perché era innocente. In questo caso abbiamo un anarchico che qualcosina ha fatto, assolutamente sproporzionata, come diceva prima Andrea Legni, anche Antonio Ingroe e gli altri, rispetto al misfatto compiuto, con questa condanna estrema, il massimo che si possa infliggere a un malvivente terrificante, cosa che non si applica a questo qua. Però guarda un po' dall'altro lato quello che rimane in ombra. Allora, noi abbiamo in libertà gente che ha ammazzato Moro, ha ammazzato i cinque della sua guardia, brave, brave e innocenti, praticamente allora inermi, persone
che custodivano il capo del nostro governo. Abbiamo dei brigatisti che hanno partecipato, si sono vantati, hanno reclamato la paternità, probabilmente abusivamente. Se qualcuno ha l'occasione di vedere un film che è uscito da poco, che si chiama semplicemente Moro, gli si rizzano i capelli per il retroterra di servizi e di complicità dello Stato per quanto riguarda l'esecuzione, il rapimento e l'esecuzione di questo personaggio che tanto dava fastidio a tante nostre potenze che ci considerano un protettorato. Insomma, abbiamo questa gente che ha delle responsabilità nei confronti dello Stato, della società italiana, della nostra storia, di come si è sviluppato in seguito a quello che hanno combinato o si sono vantati di aver fatto, magari mettendo la maschera, cioè mettendo loro stessi con la maschera davanti ad altri poteri sotterranei che non si sono dovuti rivelare. Questi girano, Francesco, questi vanno a spasso, questi pontificano, questi danno interviste, i Morucci, le Balzarani, i Moretti, vanno in giro e fanno conferenze, hanno degli incarichi anche, vengono retribuiti, hanno fatto 7, 8, 12, 5 anni di prigione, è così più avanti, è così quello della strage di Bologna, quanti morti, 82 morti. Qua parliamo di uno che ha messo un mortaretto davanti a una caserma dei carabinieri e ha gabbizzato gravissimo una persona. Ma vogliamo fare il confronto e vogliamo constatare la enormità dell'ipocrisia, quindi della recita, della pantomima. Parliamo di terrorismo mentre stiamo armando un paese terrorista, assolutamente a carattere autocratico totale, per condurre avanti sulla pelle del suo popolo, della sua terra, una guerra assurda, eccetera, lo continuiamo a sostenere, ad armare, eccetera. Lo invitiamo a promuovere la guerra in una nostra manifestazione popolare importante, eccetera, e abbiamo questo atteggiamento da durissimi carcerieri, vindici della legalità, della giustizia effettiva, eccetera, nel caso Cospito. È una cosa veramente da far rizzare i capelli rispetto a un minimo di etica e di estetica, perché se vediamo il dibattito in Parlamento tra coloro che si accusano a vicenda, la rissa, la diatriba che c'è stata da un lato i Tonzelli, dall'altro la Quartarani, la Serracchiani, eccetera, c'è anche un livello estetico oltre che etico da fare spavento. Non so se Andrea Legni vuole intervenire su questo punto, no? Noi abbiamo sempre un po' imparato a storcere il naso, ad essere comunque a drizzare le antenne, no? Quando il mainstream parla a reti unificate di un argomento, potrebbe essere questo un caso un po' di distrazione di massa? Che idea ti sei fatto? Non lo so se questo di specifico è un caso di distrazione di massa. Io personalmente, e così col mio giornale, in realtà cerchiamo di usarlo per quello di buono che può offrire. Quello di buono, perché penso che ci sia un discorso profondo da fare su questo, e non è solo, e permettetemi se possibile di spostare il discorso per due minuti, non è solo poi la vicenda di Cospito e del 41 bis. Io quello che annoto è il caso di Cospito anche come punta di un iceberg di un sistema giudiziario, di un potere che è sempre più spietato verso chi lotta. Io penso che siamo di fronte a un potere che in questi ultimi anni sta dimostrando non solo di essere debole con i forti, forte con i deboli, e questo lo è sempre stato, ma spietato contro chi lotta. Se noi vediamo il caso Cospito come uno dei casi, quello estremo, sia perché effettivamente Cospito era una persona che si era dedicata alla lotta armata, seppur senza fare vittime, la rivendicava, sia per la pena che gli è stata inflitta, ma se lo vediamo dentro una cornice che vede le pene spropositate che vengono date a chi lotta negli ultimi anni, io penso che qui veramente poi sia il punto del discorso. Noi siamo in un paese dove dei notav sono in carcere per non aver fatto praticamente nulla.
Dana Lauriola, una dei portavoce dei Notav, è stata condannata a 2 anni, è stata in carcere 2 anni facendo la portavoce dei Notav, è stata condannata perché teneva il megafono a una manifestazione all'autostrada Bardonecchia, se non sbaglio, 2013, perché spiegava le ragioni della protesta con il megafono. Nicoletta D'Osio, che sono anche molto felice di poter annoverare tra i collaboratori dell'Indipendente adesso, che scrive alcune cose per noi, perché gli abbiamo chiesto di raccontare quella che è, lei tiene una rubrica che chiamiamo Cronache di Resistenza, è un altro esempio di questo, una signora di 76 anni, professoressa, che è stata ripetutamente in carcere per non aver commesso nulla, ma anche altro, abbiamo raccontato la storia di 4 studenti torinesi, 3 minorenni, che sono stati ai domiciliari 7 mesi per aver rotto un manico di scopa, un testo a un poliziotto. Parliamo di questa cosa qui, gli stessi poliziotti che poi a parti inverse e non si limitano a procurare una frattura a un dito, non pagano mai, non vengono mai aperti neanche procedimenti giudiziari. E allora, se noi lo vediamo in questo punto qui, il caso Cospito può essere la possibilità di parlare veramente di un sistema giudiziario che sta, secondo me, uscendo completamente da quelli che sono i binari di un sistema giudiziario democratico, perché diventa veramente spietato contro chi lotta, a prescindere da quello che faccia, anche se non fa niente. Lotti per qualcosa, hai una ragione politica dietro al tuo atto, si diventa spietati completamente. Per cui ecco, questo secondo me è un andato. Allora sentiamo, mentre parlavi Andrea Legni, no, mi è venuto in mente, così mi veniva nella testa Julian Assange, chiaramente con le dovute differenze tra Cospito e Julian Assange. Certo, è un caso diverso, ma alla fine della fiera di questo un po' stiamo parlando, nel senso, cosa diventa la democrazia occidentale se quando si trova di fronte a una questione politica, a una persona che lotta, cambiano le modalità, magari non si fa l'impiccagione come in Iran, però in buona sostanza si arriva a un giustizialismo che è qualcosa di, secondo me, intollerabile. Una cosa posso dire, Francesco, scusami su Assange, è uscito fuori 2 giorni fa una notizia veramente raccapricciante per quanto riguarda la condizione di questo grande combattente per la verità, verità di stampa, verità in assoluto, informazione, il diritto all'informazione, a sapere e a non lasciare nascosto le cose che fanno, anche le tutte cose che fanno i poteri. Questo uomo era stato accusato ed è stato costretto all'esilio, alla fuga, a rifugiarsi nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra per un'accusa fatta da un paio di donne svedesi, poi trovate legate in qualche maniera all'intelligence americano, che l'avevano accusato di stupro. Cosa è successo? Cosa è venuto fuori 2 giorni fa? Che i file che si sono scambiati la procura di Stoccolma e la procura di Londra relativa a questa accusa sono scomparsi, non ci sono più. Gli avvocati di Assange hanno chiesto: esibite i file, gli scambi che avete fatto tra di voi sull'inchiesta che avete condotto nei confronti di questa accusa. No, non ci sono più questi file. Sia a Londra che a Stoccolma la procura ha perso i file in cui si descrivevano le inchieste e i risultati delle inchieste che erano alla base delle accuse contro Assange. Questo ti dà la misura di cosa ha detto prima Andrea Legni, la capacità di essere spietati, ma anche profondamente con un tasso di criminalità nel comportamento da parte di organi giudiziari occidentali, democratici, della parte giusta del mondo, rispetto a chi lotta. Dottore Ingroia, questo mostrare il pugno duro da parte dello Stato con chi lotta, no? Come diceva Andrea Legni, potrebbe essere, mentre invece magari essere molto più morbido con criminali di alto livello o addirittura non raggiungere i criminali di alto livello, potrebbe essere il frutto, no, di quella trattativa Stato-mafia che comunque è stata accertata l'esistenza. Ma diciamo, trattativa ne è stata una componente. La verità è che la giustizia in Italia è sempre stata una giustizia classe, si diceva una volta, una giustizia classista, implacabile con i più deboli e assolutamente morbida e compiacente con i potenti a cui veniva assicurata l'impunità. E
c'è stata una stagione che purtroppo si è esaurita, è una stagione che ha mosso i suoi primi passi tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 e gli anni 70 e poi andata avanti fino agli anni 90 più o meno, in cui un pezzo di magistratura tanto vituperata, la magistratura delle toghe rosse, di Magistratura Democratica, di cui io facevo parte, ma che mise in atto un processo cambiamento culturale, di rivoluzione culturale. Poi le correnti giudiziarie sono finite nel correntismo, è stata una becera forte, in cui il Magistrato Democratico non è stato affatto estraneo, che è stata, diciamo, una deriva correntistica, ma originariamente la magistratura, sull'onda dei movimenti popolari, movimenti di massa, ricordiamo appunto negli anni 70 la riforma del diritto della famiglia, lo statuto dei lavoratori, cioè c'era un processo che contagiò anche la magistratura. Questo ha determinato quella battaglia e quello scontro, poi è arrivato negli anni 90, 80, anni 90, sulla magistratura che veniva individuata come un corpo politico di fatto, e lo è stato in parte, ma era un corpo politico che faceva, diciamo, opposizione in assenza di una vera opposizione politica nel paese, per cercare di applicare la Costituzione e il principio di uguaglianza. Questa operazione ha dato dei frutti e dei risultati, poi si è esaurita, è stata brutalmente repressa negli anni 2000 definitivamente, con una complicità trasversale dei partiti, diciamo, parlamentari, sia dei governi di centro-sinistra che dei governi di centro-destra, che, percependo quindi la magistratura come una minaccia, e questa azione della magistratura come una minaccia, ha cercato di ricondurla e riportarla a quella che era la magistratura dei bei tempi andati, che anni 50, ricorderete, la Procura di Roma, Porto delle Nebbie, in cui venivano insabbiate tutte le indagini sui crimini e sul potere. E piano piano si è andato verso questo processo, che quella che era per certi versi l'anomalia italiana e del panorama del rapporto tra magistratura e potere politico, si è ridimensionata. Al di là della narrazione falsa dello scontro magistratura-politica, non c'è mai stato uno scontro magistratura-politica, c'è stato semmai dentro la magistratura uno scontro tra la magistratura conservatrice, che è pronta ad adeguarsi, diciamo, agli indirizzi politici del momento e quindi a svolgere un ruolo di applicazione della giustizia in modo classista, debole con i forti e forte con i deboli, e una parte di magistratura che ha cercato di applicare ed è riuscita a farlo in stagioni felici, che sono state, chiamiamole felici, sono venute spesso dopo momenti stragisti. E stagioni, diciamo così, felici per la giustizia e per la Costituzione, in cui si applicava il principio di uguaglianza. Oggi questo non c'è più, la magistratura oggi è fatta eccezione, per carità, senza generalizzazione, è sostanzialmente controllata dalla politica, è stata ridimensionata. I magistrati più autonomi e indipendenti sono stati sostanzialmente neutralizzati o emarginati all'interno della magistratura stessa. Basta fare un caso, quello di Nino Di Matteo, che è sostanzialmente neutralizzato a proposito di trattativa Stato-mafia. La magistratura è quella che non deve indagare sul potere, non deve indagare sui potenti e deve punire severamente ogni forma di devianza. E poi naturalmente la devianza non tocca la magistratura individuale, quali sono i comportamenti devianti, ma tocca alla politica, secondo gli indirizzi politici del momento la magistratura deve eseguirli. Questo, diciamo, è il quadro nel quale oggi ci troviamo, detto in modo, se volete, rozzo e molto semplificato, ma a grandi tinte è questo. Se qui torniamo al discorso, vecchio discorso, o riusciamo a cambiare la politica e i rapporti di forza conseguenti, e riusciamo a ripristinare regole di democrazia e di Costituzione, oppure siamo condannati a vivere un paese come oggi siamo, sostanzialmente autoritario, nelle mani di alcune lobby che governano le nostre vite e usano la polizia e la magistratura come
strumento di mantenimento dello status quo. E poi anche magari associazioni criminali come la mafia, mi viene quelle sono classe, ma la mafia è classe dirigente nel nostro paese da un pezzo, quindi non è estraneo a tutto questo. Bene, si conclude qui il nostro appuntamento con Dietro il Sipario. Spero che abbiamo analizzato il caso Cospito, tutte le strumentalizzazioni e gli utilizzi non illeciti che in qualche modo possono essere fatti di questo caso, che invece di per sé avrebbe una importanza. Spero che abbiamo toccato e decriptato il caso in tutti i suoi aspetti. Ringrazio per essere stati con noi il professore Daniele Trabucco. Grazie Francesco, buona serata a tutti, grazie. Fulvio Grimaldi. Grazie Francesco, è stato un piacere interloquire con i tuoi ospiti, grazie, con te. Andrea Legni. Grazie Francesco e un saluto a tutti. Direttore dell'Indipendente. Poi Antonio Ingroia, grazie per essere stato con noi. Grazie, grazie a tutti voi, un dibattito come sempre molto stimolante. Grazie. E grazie a voi per aver seguito questo dibattito questa sera. Vi ricordo che Visione TV è la testata giornalistica che vive soltanto grazie alle vostre donazioni. Potete farlo attraverso riferimenti IBAN e PayPal che la regia, curata da Viviana Leonardis, che ringrazio, ha mandato in sovraimpressione. Grazie e alla prossima.